oggi voglio fare la seconda puntata di non so bene quante puntate o comunque video usciranno, in cui ripercorro insieme a voi il mio percorso universitario, la mia carriera universitaria, per cercare di ricordare quelli che sono stati i momenti belli, ma soprattutto quelli un pochino più complicati, un pochino più difficili, per appunto ricordare un po' come sono riuscita a superarli, perché secondo me appunto è utile a chi magari sta affrontando l'università e si trova un po' in difficoltà e quindi magari sentire ciò che è successo a me può aiutare a superare i momenti difficili, perché tutto si supera, alla fine è così, tutto quello che ci sembra nel momento qualcosa di impossibile, di troppo grande da superare, che è al di là delle nostre possibilità, in realtà no. E quindi niente, volevo fare appunto la seconda puntata e quindi un libretto con tutti gli esami alla mano. Partiamo dal terzo esame che io ho sostenuto, e questo l'ho sostenuto esattamente il 18 settembre del 97, ed è stato sociologia. Allora, anche lì era un esame propedeutico e pieno zeppo di gente, soprattutto all'inizio, poi nel tempo è scemata e comunque io ho frequentato sempre le lezioni, perché per me era un argomento comunque, soprattutto all'inizio, difficile da capire, perché la mia preparazione non era una preparazione umanistica, filosofica, per cui trovavo molta difficoltà a inserirmi proprio in questo tipo di ragionamento e a capire anche quello che veniva detto, perché molto spesso dovevo proprio andare a cercare anche le parole sul vocabolario, termini appunto soprattutto filosofici, umanistici. E la ricerca anche sul vocabolario non era poi così agevole, perché magari quella stessa presupponeva altri tipi di conoscenze, altri tipi di concetti che mi sfuggivano, per cui all'inizio ho trovato molte difficoltà proprio a capire ciò che veniva detto, e ho fatto quindi una immensa attività di riscrittura, di riordino di tutti gli appunti, che erano veramente tantissimi, perché 2 ore a parlare sempre di sociologia senza interruzioni, tipo, che ne so, esercitazione alla lavagna, no? Che comunque fanno perdere un po' di tempo, ma parlare ininterrottamente per 2 ore così, insomma, gli appunti se ne accumulavano un bel po', per cui c'era appunto questa grande attività di riscrittura. E mi ricordo che c'erano 2 libri da studiare, pieni zeppi di autori con nomi anche impronunciabili, perché erano autori, che ne so, dell'Europa dell'Est, tedeschi, quindi con dei nomi anche difficili da ricordare, e comunque alla fine ce l'ho fatta. Ho passato anche questo esame, che poi alla fine mi ricordo che avevo comunque iniziato a capire, no, quello che veniva detto, ero entrata in quel mondo e mi piaceva anche, perché devo dire che la sociologia, vari esami ho fatto di varie sociologie, e mi è sempre piaciuta, perché trovo che sia molto interessante andare a capire come funzionano cose che comunque ci circondano. Poi vi dirò insomma di altri esami di sociologia fatti e che mi sono piaciuti molto. Questa era un po', diciamo, un po' generica, però interessante, e ho preso un altro bel 28, che per me ha rappresentato veramente tantissimo anche lì, proprio perché avevo faticato proprio mentalmente e anche fisicamente proprio a fare questo esame. Dopodiché ho fatto l'esamino che per me era molto semplice, ovvero quello della prima lingua straniera, perché io scelsi scienze politiche perché erano previste 2 lingue obbligatorie e io adoro le lingue straniere. E quindi la prima lingua scelta fu inglese, ovviamente, e sulla seconda ero un po' indecisa, perché comunque io avevo fatto francese e l'avevo fatto anche bene a scuola, però mi attirava tantissimo il tedesco. Io ho sempre avuto questa passione per la lingua tedesca,
Non so bene neanche perché, però mi ha sempre attirato tantissimo e avevo quasi messo sul piano studi il tedesco. Poi però mi sono resa conto che le lezioni comunque non sarebbero state tantissime e una lingua non si impara così, ci vuole comunque del tempo e sarebbe stato quindi troppo difficoltoso considerando che dovevo comunque preparare anche altri esami, quindi scelsi francese come seconda lingua. La prima però appunto fu inglese e feci subito inglese, così almeno me lo tolgo e anche lì era diviso in due esami, inglese 1 e inglese 2. Quindi scritto e orale, ma veramente ci misi tipo una settimana a preparare quell'esame. C'era da leggere un testo, capire insomma quel testo, poi ripeterlo. Insomma, lo scritto era il classico scritto di lingua, no? Della comprensione, delle domande, cose così. E quindi fu molto semplice. E infatti in tutti e due, inglese 1 e inglese 2, presi 30 entrambi. E uno l'ho fatto il 4 giugno del 97, mentre inglese 2 a marzo del 98, il 2 marzo del 98. Altro esame poi fu storia moderna. Allora, storia moderna era anche questo propedeutico. E il libro mi ricordo che era piccolino, però era bello sostanzioso, perché comunque storia moderna va dal 1400 alla fine del 1800. E sono quelli secoli ricchi di avvenimenti, sono belli intensi, per cui era sì, piccolo il libro ma bello concentrato, però insomma anche lì non ho avuto grandi difficoltà, perché la storia comunque mi piace. Allora, io sono appassionata molto di storia contemporanea, nel senso che leggo molti libri storici, di storia contemporanea. Mi affascinano anche i documentari sulle guerre mondiali, i film sulle guerre mondiali, però a studiarla proprio no, non mi piace tantissimo. Mentre la storia moderna mi è piaciuta tanto, proprio perché si tratta di quei 4 secoli belli, densi di avvenimenti, di scoperte, di fatti nuovi, rivoluzionari proprio a livello mondiale, che è interessantissima, per cui feci questo esame e presi 30 e questo esame l'ho fatto il 19 febbraio del 98. Altro esame propedeutico era economia politica. Allora, qui io ho incontrato veramente un po' di difficoltà. Avevo fatto economia alle superiori, però è comunque una materia che per me è difficile, proprio perché è un po' come la statistica, ci sono quelle formule, ci sono quei grafici, cose con numeri che a me non entrano in testa assolutamente e quindi ho faticato. E era anche questo un super esamone perché bisognava frequentare diviso in due parti, c'era macroeconomia e microeconomia, e il che fu anche positivo fare appunto gli esoneri, perché comunque almeno il programma era diviso in due ed era più facile, no? Però per me era molto complicato. Mi ricordo che la professoressa comunque era in gamba e già quello, quindi seguire le lezioni, insomma seguire quelle, capire più o meno quello che diceva, ha aiutato tanto, però ecco. Questo è stato uno degli esami in cui ho preso meno e ho preso un 24. E economia e politica l'ho fatto l'11 giugno del 98. Allora, fatemi fare un conto. 2, 4, 6, 7. Ok, allora, il prossimo è l'ultimo esame che io feci frequentando, perché poi ho iniziato a lavorare. E lì c'è stato un momento in cui veramente non sapevo cosa fare. Comunque, l'ottavo esame che io feci, il secondo anno in cui appunto ho frequentato, è stato storia delle dottrine politiche. È stato un esamone. Allora, storia delle dottrine politiche è praticamente una quantità infinita di autori, un po' come sociologia. E ognuno appunto che esprime la sua teoria con tutte le sue belle opere
in diversi ovviamente secoli. Il problema era che praticamente il professore era fissato con non solo per ogni autore i titoli delle opere, ma anche gli anni di pubblicazione, nonché gli anni di data e morte, gli anni della nascita e della morte degli autori. Per cui allora io ho frequentato anche questo esame, perché comunque mi spiegavano un sacco di cose che magari sui libri non c'erano, e perché si soffermavano soprattutto sugli autori quelli più importanti, no? E dopodiché all'orale bisognava anche portare un autore a scelta studiato su un testo comunque che non fosse quello lì dell'esame. E lì vi devo raccontare anche una scena, perché ovviamente vabbè. Allora, io mi ricordo che ho passato tutta l'estate del 98 a compiere questa enorme attività, questo enorme sforzo mnemonico di memorizzarmi di tutti questi autori, tutti questi dati: anno di nascita, anno di morte, titoli delle opere e anni di pubblicazione delle opere. Non vi dico, anche lì poi autori con dei nomi assurdi, però io mi ricordo che sono arrivata all'esame e sapevo tutto. Una cosa, uno sforzo fisico assurdo, che poi è completamente inutile, però vabbè. E mi ricordo che io in quegli anni, siccome avevo conosciuto una ragazza e molto spesso studiavamo insieme, mi disse lei che aveva trovato, mi ricordo ancora, Karl Marx su un suo libro delle superiori, sicché mi passò insomma le fotocopie di questo libro e studiai anch'io Karl Marx come fece lei. Quando andai all'esame sapevo tutto, ovviamente, perché cioè, capite, mesi e mesi solo a fare quello, sapevo tutto. Quando mi chiesero l'autore a piacere, io dissi Marx. Al che il professore, ok, dissi tutto quello che dovevo dire, mi chiese dove ha studiato, e io non lo sapevo il titolo del libro, non sapevo né il titolo del testo né chi l'avesse scritto, nulla. Poi io sono un tipo che non mi viene di inventarmi qualcosa, no? Lì per lì, per sfuggire magari al momento di imbarazzo, io dico la verità. E mi è venuto subito spontaneo dire, non lo so, perché mi ha prestato le copie una mia amica e io dico non lo so qual è il titolo. Non vi dico, il prof si è messo a fare una scenata davanti a tutti quelli che stavano lì a seguire l'esame, assurdo, rimproverandomi che non era possibile che io studiassi senza sapere la fonte. Ma io mi dico, ma anche io avessi saputo chi fosse l'autore e il libro, ma tanto, cioè, non è che so vita e morte e miracoli di chi ha scritto quel testo e posso capire da me se è un testo attendibile, cioè il testo delle superiori sarà un testo attendibile. Insomma, alla fine, incavolato come una bestia, mi ha messo 29, per non mettermi 30, perché io meritavo 30, 29 proprio per questa cosa, e io 29 l'ho preso l'8 settembre del 98. Dopodiché è iniziato il dramma, nel senso che poi ho iniziato a lavorare e quindi un sacco di momenti di difficoltà, di momenti di sconforto, ma di questi ve ne parlerò la prossima volta, ovviamente. Perché da questo ottavo esame al nono sono passati ben 3 anni. Però questa è un'altra storia e ve la racconterò prossimamente. Quindi fatemi sapere se vi può piacere insomma questa mia idea, perché a me sta piacendo veramente tanto fare questo riepilogo, questo excursus della mia carriera, proprio perché mi ricordo tante cose, anche faticose, che ho fatto e che sono riuscita a fare da sola. E a me questa cosa mette veramente tantissima energia e anche positività. E niente, quindi vi ricordo di seguirmi sui social, se non lo fate insomma ancora. Sotto trovate i link, soprattutto Instagram.
E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video e niente, grazie per avermi ascoltata. Ciao!